ti faccio assaggiare qualcosa di tipico italiano rivisitato da olandese. Ora ti insegno a cucinare come si cucina per gli olandesi. Quindi tu che fai? Prendi l'acqua e la metti sul fornello. Questa è la tecnologia, lo vedi? La metti a fiamma massima. Prendi la pasta, mi raccomando, la pasta deve essere pasta Grande Italia, perché si deve sentire che è italiano. Pasta Grande Italia. No, non si apre, però. Una volta pugnalata, che fai? Fai, l'acqua è fredda, vedi? È fredda. Mi raccomando, deve essere fredda, perché se non è fredda non funziona. Ci butti la pasta dentro. A cazzo di cazzo. Quindi vedi, adesso devi rimanere lì a cucinare. Quando inizia a bollire, devi contare mezz'ora. E poi è fatta. No, il sale no, il sale non si mette, si mette sulla pasta dopo quando l'hai scolata. Prendi questo coltello che taglia male. No, non si lava. Se c'è una cosa, non si lava, perché è più buono. Perché noi sbagliamo che laviamo queste cose, che levi tutto il sapore. È proprio scandalo. Quindi no, tagli, tagli, vedi, tagli. Stai tagliando? Tagliando? Taglia. Questo pure ce lo metti, perché è più buono. Questo è proprio il tipico italiano, si chiama alla penna, che lo fanno in Calabria. E poi prendi una cipolla, tutta quanta, la tagli male, la tagli così, no? Giusto per far vedere. Pugnali, ecco, vedi, lei sa che adesso sa chi comanda. Tagli, vedi come la taglio io male, proprio a cazzo di cane. Perché se la tagli bene non funziona. Se c'è un pela cipolla è meglio però. Quindi vedi la sto tagliando come si taglia una mela. Una mela. Un castore. La tagli così. La vedi? E adesso sta iniziando a tagliarsi, anche se non te ne accorgi. Se ci sono i pezzettini quelli di buccia è meglio, perché sono buoni. Se tocca il pavimento è ancora meglio. E prende il sapore. Tutti i piedi il dentifricio che ho usato per lavare per te. Adesso queste cose dovrebbero avere tempi di cottura diversi. Si mette tutto insieme. Prendiamo questa qui. Potete vedere è proprio cattiva dall'antiaderente, è abbastanza cattiva. E metti a fiamma massima. E adesso tutto a cazzo di cane, che fai? No. Allora prendi il burro. Non si usa l'olio, no, l'olio fa male. Si sente quel friggitore bello di colesterolo che... Così. E poi butti tutto quanto dentro. Due cosine. Non ho fatto la spesa. E fai finta di saper cucinare. Adesso. A questo punto l'olandese è meglio, si sente bravo. Si sente un grande cuoco. E diventa più buona, più tenera. Noi mangiamo questa pasta dura. Invece no, la pasta è quasi... deve essere come una cremina. Deve sciogliersi in bocca. Ketchup. Il ketchup è importante. Così, vedi? Lo vedi il colore già inizia a sentirsi l'italianità che... senti che buono odore. Più il ketchup, che non fa male. Troppo è... Buono. E quindi niente, vedi che buono, vedi, sta iniziando ad attaccarsi. Quando inizia ad attaccarsi, ci siamo. A questo punto devi resistere a quella tendenza di buttare tutto quanto nel eccesso e devi lasciare lì un pochino a seccata asciugare. I veri chef assaggiano però. Eh sì, ma infatti adesso assaggiamo, cioè. Beh, buona. Ho una sorpresa per te. Io so che tu ci tenevi, volevi mangiare la carbonara all'olandese, quindi ho comprato la carbonara, perché vedi con Matt Pancetta, vedi c'è proprio, è Grande Italia, quindi è originale, e questa è la pancetta dentro, questa crema al latte tipica, panna serve sempre. E quindi niente, questa qua adesso ce la mangiamo. Quindi adesso questa qua, come funziona? Prendi la pasta quando sarà pronta fra una trentina di minuti, la scoli e ce la butti dentro, non la riscaldi. Questa qua si mangia fredda con la pasta, che quella diventa cremosa, questa è ancora più cremosa.
Intanto agita, perché anche se non la fiamma è spenta, quello là è dotato di vita propria. Ti ho reso felice. Ora, no, non spiare. Sai perché gli americani sono grandiosi, no? Perché loro superano questo tradizionalismo tipico italiano, per esempio, no, le cose si mangiano per forza così come le abbiamo fatte noi, no. E allora loro che cosa fanno? Non lo so, a te piacciono i funghi? Sì. Ti piace, non lo so, ti piace la marmellata? Sì. E quindi ci fai funghi e marmellata, le metti insieme, due cose che ti piacciono le metti insieme. La pizza burger hot dog, che praticamente è una pizza ma chiusa ad hamburger ed è anche un hot dog. Quindi lo so che tu ci tenevi a questa, quindi adesso ti spiego la ricetta. Mi raccomando, questo è marchio registrato Dr. Othe. New Special Edition. Per capire la pizza che comandi, che tu l'hai accettata, la apri male. Sono i denti. Così, vedi, vedi, vedi il cartone di qualità. E quindi vedi, le, ecco come ti si... Vedi con passione. Dottor Artrups, rimasti degli viewster sul fondo, è peccato buttarli, quindi vedi. Vuoi una birra? Vai. Vedi, fai capire la pasta chi comanda sempre. Mmm, morbida fuori e dura dentro. Io questa la sputo. Quindi direi che la pasta è pronta. Bello, vero, guarda, la puoi proprio mescolare così. Il grande momento epico. Mmm, pure la pasta ha un buon odore. Sì. Buon impiattamento. Oh, guarda che buono, vedi? Bello, il pane si vede che è di qualità. Prendi questo, poi questo qua da sopra, fai... Vedi? Ah, lo vedi che è proprio la consistenza della pizza? Aspetta, metto anche una mela qua sopra. Ecco, e assaggiamo. Dai, assaggia tu. Dai, un po' di ketchup, io l'ho assaggiato già, quindi io da... Assaggio un po' di carbonara, guarda. Qua sbocco oggi. Di sicuro una morte. Buona. Dovresti assaggiare, assaggia. Assaggia, assaggia. No, a me mo l'assaggio che cazzo ho cucinato, non me ne frega un cazzo. No. Assaggia il panino almeno, il hamburger pizza panino. È un bel morso. Mmm. C'è il ketchup anche qua. Ordiniamo una pizza.